Benvenuti all'intervista. Incontriamo per la seconda volta e a valle di questo ennesimo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Simone Fittuccia, che è il Presidente di Federalberghi di Confcommercio. Grazie, siamo nella sua sede della Rosetta, perché lo possiamo dire. Lei in fondo l'aveva detto tempo fa, però l'aveva detto prima, bisognava riaprire per l'8 di dicembre e poi avviarci verso Natale e viverlo, mentre invece non è così. Sì, ribadisco quello che avevo detto prima, anzi buonasera a tutti innanzitutto. E siamo rotolati a valle, perché da un mese a questa parte siamo veramente rotolati a valle, perché con il nuovo DPCM del Presidente del Consiglio ha veramente causato un danno enorme alla nostra economia, a questa, l'economia che ovviamente io rappresento, che è quella della filiera del turismo. E quando parlo di filiera del turismo parlo di alberghi, campeggi, agenzie viaggi e anche commercio spicciolo, che è il dettaglio vero e proprio, perché poi ovviamente il commercio vive anche delle spese che fanno i turisti quando vengono nelle nostre zone, nelle nostre città, nei nostri borghi. Un mese fa io avevo detto nella scorsa intervista che forse si doveva avere il coraggio di chiudere completamente l'Italia per almeno un mese, cercare di bloccare questa ascesa della pandemia, che poi dopo è stata solo un escalation giornaliera. Ogni giorno da quando ci siamo sentiti, abbiamo fatto l'intervista, non ha fatto altro che aumentare. E lì il governo non ha avuto questo coraggio, ha sempre preso delle decisioni a metà che hanno danneggiato l'economia, hanno danneggiato il nostro settore, perché non avendo un'indicazione ben precisa se si poteva lavorare o meno, ci ha messo in una condizione di vivere in un limbo che non ha dato nessuno stimolo al nostro settore. Ovviamente oggi stiamo pagando un prezzo veramente molto caro, perché se noi avessimo avuto il coraggio sempre di chiudere e avessimo riaperto il giorno 8 per il Ponte dell'Immacolata e vedere e dare una boccata di ossigeno all'economia del territorio, perché nel mese di dicembre il territorio ovviamente vive sotto le festività natalizie, quindi le attività commerciali lavorano, la gente il weekend se lo fa fuori, i borghi vengono visitati, i ristoranti possono lavorare, quindi a quel punto se fosse stato fatto questa operazione e ovviamente noi avessimo comunque adottato tutte quelle che sono le indicazioni che vengono dall'Istituto, dall'ISS, l'Istituto Sanitario Nazionale, ovviamente avremmo fatto un'accoglienza sicura che avrebbe permesso anche di non avere un'impennata di contagi all'interno delle nostre strutture. E voglio anche precisare un'altra cosa, che all'interno delle nostre strutture non è mai avvenuto alcun contagio. Verissimo. Quindi noi abbiamo sempre adottato tutte le misure precauzionali che permettessero di fare un soggiorno in sicurezza ai nostri ospiti e soprattutto dare una garanzia ai nostri collaboratori, che sono la nostra ricchezza, forza. La nostra forza e il nostro valore aggiunto, è quello che è il bene più prezioso per le nostre aziende, di poter lavorare in sicurezza, ma di lavorare. In questo modo invece i nostri collaboratori sono costretti a rimanere a casa, sono costretti a dover soffrire insieme a noi, perché ovvio, quando si toglie la dignità alla persona di non avere un motivo di alzarsi la mattina, di andare a lavorare, perché poi andare a lavorare significa anche svolgere un'azione che alle persone piace, perché quando si alzano per andare a lavorare lo fanno anche sono molto motivati, volentieri, no? Sono motivati. E questo gli toglie proprio una dignità loro interna che stando a casa li annienti totalmente. E questo non è una buona azione. È sembrato che però insomma questo governo sia andato un po' a macchia di leopardo, perché segue un po', scimmiotta un po' l'Europa, anche se in Europa per esempio la Spagna si è comportata in modo diverso, nel senso che la Spagna nell'avvicinarsi alle festività, momento in cui si poteva pensare a maggior aggregazione, assembramento, si è mossa analizzando le varie regioni. Sarebbe stato meglio fare così anche in Italia, secondo lei, oppure giusto, ecco, segnare di rosso tutto il territorio nazionale, a prescindere da come magari una regione sta andando?
Guarda, io sono estremamente convinto di una cosa, che se noi l'avessimo fatto, avessimo chiuso completamente l'Italia e quindi l'Italia rossa totalmente a novembre, non ci saremmo trovati in questa situazione, ma è una mia convinzione personale, che probabilmente posso anche sbagliare. Aver invece condizionato le varie regioni italiane con i vari colori, dal giallo, dall'arancione e dal rosso, permettendo comunque gli spostamenti interni all'interno dell'Italia, perché ovviamente le persone che vivevano nelle zone rosse per motivi di lavoro o motivi sanitari si potevano anche spostare, comunque hanno comunque viaggiato, quindi non c'è stata una chiusura totale di quelle zone rosse, che ha permesso anche di far stare in sicurezza gli altri territori. E comunque sia, è stata le indicazioni dei colori delle regioni, non, secondo me non sono stati, sono stati un po', ci siamo, sono, siamo stati tratti in inganno anche da quelle che sono state magari anche delle furberie adottate da alcune regioni per non andare in colori differenti, magari dalla mattina alla sera inventandosi dei posti letto negli ospedali, come abbiamo visto anche certo. In Campania quello che è successo, dalla mattina alla sera sono comparsi circa 1000 posti letto per poter rimanere in le giallo. Furbizie un po' italiche. Furbizie un pochino italiche, quindi per essere omogenei il rosso andava bene per un mese per l'Italia. Poi gradualmente. Però è un mese diverso da quello. Un mese diverso, perché il mese di novembre non ha mai rappresentato a livello economico un mese particolarmente di grandi scambi commerciali. Certo. Nel turismo non c'era un calo fisiologico, anche nel commercio ovviamente novembre non ha mai rappresentato un mese di punta per gli acquisti, che invece si sveglia nuovamente a dicembre, cioè la gente è stimolata nel mese di dicembre perché ci sono le feste, ci sono i regali e ci sono anche le tredicesime che possono anche essere spese, quindi c'è anche una possibilità di acquisto maggiore di quella che è negli altri mesi. Fiducia, parliamo di soldi, voglio chiederle come ente di categoria, perché tale siete, no? Avete una interlocuzione con gli istituti bancari? Come si stanno comportando? Perché questo è un momento in cui magari uno non riesce neanche a rientrare, no? Allora, abbiamo un'interlocuzione con gli istituti bancari, sì, principalmente lo abbiamo con le istituzioni governative e con le istituzioni regionali. Gli istituti bancari ovviamente adottano quelle che sono le indicazioni del governo e a volte quelle misure che vengono prese dalle amministrazioni regionali, come la GEPAFIN, in questo caso per l'Umbria. Esatto. E purtroppo però il nostro settore è un settore considerato un settore ad altissimo rischio. Il de-risking, come è così denominato all'interno del mondo bancario, per il mondo alberghiero è altissimo, siamo in prima fascia, siamo il settore dove le banche preferiscono non investire. Quindi noi siamo oggi completamente messi fuori campo se qualcuno vuole accedere a dei prestiti bancari. E questo è dovuto al momento storico, perché il mondo è fermo, le persone non viaggiano più, il mondo è bloccato anche internamente all'Italia e quindi non c'è più nemmeno la possibilità oggi di poter avere una circolazione, una mobilità tra le regioni per poter poi far riprendere il settore. Quindi le banche stanno solo aspettando che quello che avverrà post vaccino, che dovrebbe esserci i primi giorni del 2021, da come ha detto forse, il governo, forse, punto interrogativo il forse. Beh, arriviamo sempre in ritardo. Arriviamo sempre in ritardo. Altrove perché vaccinano, noi siamo, qui ancora non, sì, non abbiamo neanche i frigoriferi. Non abbiamo nemmeno i frigoriferi, quindi siamo anche in una condizione in cui ovviamente messi in un momento drammatico come questo a livello economico, che non ci permette nemmeno di programmare un futuro, non avendo ovviamente delle risorse importanti, perché con il decreto ristori del governo non ci hanno dato nemmeno i soldi per poter pagare le bollette. Faccio un esempio, in questo caso io qui pago 38.000 euro di Tari e il contributo che mi è venuto dal governo sono stati 32.000 euro, quindi non si riesce nemmeno a pagare la Tari. La Tari si paga la Tari per
per la creazione del, come si suol dire, dell'immondizia che oggi non è stata creata, perché certo, quest'anno non si è lavorato, però certo, ovviamente il comune ti manda comunque la parcella perché è computata nei volumi delle strutture alberghiere. L'immondizia virtuale. L'immondizia virtuale, quindi uno paga per l'immondizia virtuale, quindi quello che è il decreto ristori, quei 30.000 euro che sono arrivati, per 30.000 euro parlo non 30.000 euro certo, adesso, sono tra aprile, il ristoro di aprile e il ristoro di adesso, quindi nel totale. E rispetto a quello che sta facendo invece la Regione dell'Umbria, devo dire che in qualche misura si è visto, ma immagino che non sia sufficiente. Allora, la Regione dell'Umbria si è mossa inizialmente, lo abbiamo anche menzionato la scorsa volta, devo dire che in prima battuta, quando c'è stato il primo lockdown, ci siamo preparati a una ripresa e loro hanno fatto anche delle azioni a sostegno sia del territorio, certo, sia nella comunicazione, quindi comunicando anche molto e dando anche una visione del nostro territorio, dell'Umbria, come un territorio virtuoso, un territorio ovviamente Covid free, e infatti all'inizio era in questo modo, poi dopo si è aggravato poi successivamente. Oggi ovviamente anche la nostra regione, le nostre istituzioni sono stordite da questa situazione, perché le regioni non sono messe in condizioni da parte del governo di poter avere delle grandi economie da mettere sul terreno, e soprattutto oggi non si sa nemmeno come poter sostenere le aziende. Loro i contributi a fondo perduto le istituzioni regionali non li stanno dando, perché non li danno solo per delle azioni che vengono fatte nelle aziende, se le aziende si vogliono rinnovare o vogliono dare una spinta, un impulso per poter crescere queste aziende. Però noi ovviamente, stando fermi, non avendo nemmeno soldi che possono girare, penso, perché proprio veniamo da un inverno freddissimo lo scorso anno, non abbiamo lavorato un mese e mezzo, non abbiamo fatto solo i soldi per le spese, per poter pagare le bollette dei mesi che siamo stati chiusi, e oggi ci ritroviamo nuovamente a secco senza nemmeno avere la possibilità di poter reinvestire nelle nostre aziende per riparare una stagione, una nuova stagione da primavera in poi. E quello che dico oggi io, che fermandoci anche nel mese di dicembre, arrivare ad aprile è veramente lungo e drammatico, ed è un tunnel che molte delle nostre aziende difficilmente riusciranno a percorrere, si fermeranno, molti saranno anche costretti a chiudere. Ecco, prima parlavamo del vaccino, quindi pensiamo che l'obiettivo sia quello di creare questa benedetta immunità di gregge, no? Di isolare sempre di più il virus in modo tale che si autodistrugga. Ma da qui a laggiù è probabile che ci sia la possibilità, speriamo che non avvenga, di una terza ondata. Se arriva la terza ondata... Se arriva la terza ondata, io da imprenditore preferisco non pensarci, perché se dovesse, già è veramente difficile in questo momento affrontare la seconda ondata. Se dovesse arrivare la terza ondata, veramente rimane quasi impossibile anche a coloro che sono più strutturati, che hanno la possibilità di potersi sostenere in questo momento, a dover affrontare una terza ondata. A quel punto veramente siamo completamente a terra, conviene anche per noi andare a trovare un lavoro diversamente da quello che noi svolgiamo. Tornando a quello che dicevo poco fa, par proprio che in qualche misura ci siamo orientati nel seguire tipo Francia, tipo Germania, ma i loro ristori ci sono molto più cospicui dei nostri. Se lei avesse, e le faccio un po' la stessa domanda che feci allora, se lei avesse la possibilità di parlare a questo punto con Giuseppe Conte. Allora, noi abbiamo un esempio tangibile e anche concreto da parte della Germania. La Germania, nel secondo lockdown, quello del 16 dicembre, ha subito stanziato nel recovery plan 35 miliardi per il turismo, ed è una cifra importante. Noi come Italia, come se mi come permette, governo, la Germania non è così bella come l'Italia. E la Germania non è così bella. Senza offesa, però loro stanno programmando il futuro per i prossimi flussi turistici provenienti dall'Asia e dalla Cina, che saranno veramente tantissimi nel prossimo futuro, e parlo dal 2023-24 in poi, quando si sarà un po' normalizzato tutto. Speriamo. L'Italia ha stanziato 3,1 miliardi.
quindi 32 miliardi in meno per il settore turismo, che coinvolge però questi 3,1 miliardi, coinvolgono anche la cultura e non sono solo per il turismo, ma sono per la cultura e per il turismo. E notoriamente il nostro ministro, colui che ci rappresenta, che rappresenta la nostra società, è più rivolto alla cultura che al turismo, quindi siamo estremamente convinti che gran parte di questi 3 miliardi andranno per la cultura e non per il turismo, a sostegno della cultura e non a sostegno del turismo. Vorrei fare anche un'altra considerazione, che oggi il PIL nazionale che rappresenta il turismo è del 13%. Su, noi non chiediamo 35 miliardi come sta chiedendo, come la Merkel ha stanziato per il turismo, ma almeno un 10% del recovery plan, delle somme del recovery plan che vengano stanziate per il turismo, quindi di quei 200 miliardi, almeno 20 miliardi vengano stanziati per il turismo, che è una parte fondamentale dell'economia italiana. Non crede Fittuccia che, adesso parlava di due settori importanti, fondamentali e portanti della nostra Italia, non crede che forse sarebbe ora di cominciare a congiungerli, cioè il turismo e la cultura, come fanno a viaggiare separati? Non possono viaggiare separati perché ovviamente devono viaggiare uniti, ma come anche l'enogastronomia e l'agricoltura non può viaggiare a parte da quella che è il turismo, perché oggi le peculiarità dei nostri territori sono legate al territorio. Ma lei, visto che dice questo, si è interfacciato per esempio, abbiamo pensato con Coldiretti, sono un popolo immenso. Sì, ci siamo interfacciati con Coldiretti. Però è ora che bisogna andare sui tavoli, ai tavoli che contano e proporre. Guarda, io le posso dire una cosa, che io più volte ho stimolato anche l'amministrazione regionale, nella persona dell'assessore Paola Capiti e dell'assessore Morroni, di iniziare a collaborare insieme, di poter unire quelle che sono le forze, le economie che ovviamente rappresentano i due mondi, che sono a disposizione dei due mondi, sia del turismo che dell'agricoltura, e quindi coinvolgere in un progetto molto più ampio di quello che invece è stato fino ad oggi, dove l'agricoltura viaggiava su un binario e il turismo viaggiava su un altro, non si sono mai incrociati. Io ricordo nel governo scorso, quando c'era l'assessore Cecchini, che ovviamente non voleva interloquire assolutamente con il mondo del turismo. Oggi invece si ha la possibilità di poterci interloquire. Vedo che comunque sia l'assessore Morroni che l'assessore Capiti sono abbastanza coinvolti nel progettare insieme una ripartenza dell'Umbria. Spero che questo coinvolgimento e queste buone intenzioni che ci sono tra di loro si concretizzino poi nel mettere delle risorse necessarie per farci ripartire e soprattutto per sostenere quelle che sono le imprese del territorio che oggi stanno soffrendo. Che cosa si può proporre quindi per tenere insieme diversi settori? Fare dei progetti mirati al recupero, alla riappropriarsi, perché mi spaventa un po' quello che lei diceva prima, che la Germania possa, no, favorire il flusso orientale del turismo nella sua terra, quando da sempre sappiamo cinesi e giapponesi insomma prendevano d'assalto le nostre città, certo. Assisi in particolare. Bisogna sapersi vendere meglio a questo punto, soprattutto in questo momento. Cioè, io non voglio dire che questa crisi deve essere come quella del 29 con una matrice keynesiana, dice risorgiamo dalle ceneri e investiamo, visto che poi i soldi in realtà non ce ne sono più. Ma che cosa si deve fare nel concreto per far sì che, dico Agabiti, dico Morrone, per dire due settori trainanti nella nostra regione insieme al turismo, possano camminare insieme? Beh, io credo che noi parlavamo prima di un lifestyle. Esatto. E la nostra regione sicuramente si presta molto a creare un mood importante di lifestyle, di una vita, di una qualità di vita alta. E quindi creare un brand forte in questo, e questo brand si può creare con quelle che sono le peculiarità, le eccellenze del nostro territorio legate anche alla qualità della vita del nostro territorio, perché il nostro territorio è scelto anche come un buon ritiro, certo, cosiddetto buon ritiro, da molte persone facoltose che vivono nei grandi centri metropolitani, che nel momento in cui decidono di ritirarsi comunque prendono in considerazione l'Umbria. Perché l'Umbria è tranquilla, perché l'Umbria è cheap e non è cara come la Toscana, perché l'Umbria è molto friendly, si fa amicizia facilmente, ci si dà del tu anche in maniera molto veloce, non ci sono quelle formalità che magari ci sono nelle grandi città metropolitane. Questo rappresenta per molta gente un grande punto a favore del territorio, perché qui si vive bene. Allora, noi dobbiamo lavorare, questo è il progetto, di rafforzare
d'immagine del nostro territorio e di creare un prodotto dove il nostro territorio è al centro, l'Umbria è al centro del progetto, con tutto ciò che ruota intorno, quindi dall'agricoltura, dall'artigianato, perché parliamo anche di artigianato. Assolutamente sì. Da ceramica una dalle ceramiche che una su tutte, l'agricoltura, dagli oli che ci sono fantastici. Abbiamo anche un olio che è Marfuga, che è stato considerato l'olio migliore del mondo. Quindi non è che noi abbiamo delle grandi eccellenze, ma queste eccellenze rappresentano un lifestyle altissimo, di alta qualità, e quindi noi dobbiamo lavorare su questa, insieme all'accoglienza, creare quelle comodità ma nella semplicità del nostro territorio. Non dobbiamo stravolgerci, non dobbiamo andare a pensare di dover fare anche per noi albergatori, non dobbiamo fare le strutture come le strutture che troviamo a New York, Parigi o Londra, dobbiamo fare le strutture che siano compatibili con il nostro territorio e gestirle in maniera familiare, come ovviamente vengono gestite oggi, perché è quello che il turista vuole trovare nel nostro territorio. Io mi ricordo quando, adesso mi viene pensato di ricordare la morte purtroppo di Paolo Rossi, grande calciatore, successe che si veniva fuori da il calcio scommesse, si veniva fuori da un'Italia che comunque non aveva una perfetta concezione di sé. Bene, da lì in poi nacque il Made in Italy, una rivincita che per noi è stata fondamentale, adesso non dico Made in Umbria, ma quasi, magari sfruttando, proprio prendendo a prestito questo trittico di parole, no? Lo stile dell'Umbria, insomma, la vita che si può... Io ci credo molto in Made in Umbria. Però bisogna, credo che debba partire un piano di progettualità affinché magari qualcuno non ci ha pensato fino adesso, ecco. Guarda, io credo molto nel Made in Umbria, credo molto anche nel lavoro di gruppo, non credo più negli individualismi, perché molto spesso noi abbiamo sempre viaggiato pensando al nostro piccolo orticello senza pensare a un progetto molto più ampio, che è quello di una valorizzazione di quelle che sono le nostre eccellenze. Basta che andava bene a noi, andava bene a tutti, poi certo. Se qualcuno gli andava male... Invece non funziona così, non può più, quantomeno non funzionerà più così. Non funzionerà più così, non può più funzionare, perché poi il lavoro di gruppo è fondamentale, quindi tutti gli elementi eccellenti che ci sono in Umbria, se ci sono ovviamente, e credo che ci siano, debbono comunque lavorare per essere coinvolte in una crescita del nostro territorio e portare un valore aggiunto al nostro territorio, togliendo quelli che sono gli individualismi o le etichette delle associazioni che magari noi rappresentiamo. Questo dobbiamo metterle da parte, perché dobbiamo lavorare per l'Umbria e per l'economia del nostro territorio. Questo è importante. L'esempio di Paolo Rossi, che venivamo fuori da questo tunnel, ovviamente, d'Italia, dal terrorismo, dall'economia. Gli anni di piombo feroci. Era terribile, un periodo bruttissimo per la nostra Italia. Da lì l'Italia, da Madrid del 1982, esatto. Con la vittoria dei mondiali, da Pertini in poi, lì si è creato si è rafforzata, c'è stata un'autostima fortissima, perché come campioni del mondo di calcio siamo immersi in un parterre, in un palco principale mondiale, che ci ha portato ad essere rivalutati e a rivitalizzare la nostra economia, perché poi dopo il nostro territorio è stato preso d'assalto anche dal turismo, quindi c'è stata una crescita fortissima. Proprio dal territorio dove si sparava le persone per via, no? Delle Brigate Rosse, siamo diventati quelli che potevano insegnare la moda nel insegnare mondo, la moda, per esempio. Ma insegnare la gastronomia, perché l'enogastronomia, certo. Perché poi dopo i maggiori cuochi stellati sono in Italia, certo, non è che sono, certo, da altre parti. Coloro, cioè, le vere eccellenze a livello mondiale sono in Italia. Noi abbiamo la grande fantasia di creare il prodotto, di stupire le persone. L'Italia è questo, e anche l'Umbria stessa si deve convincere che ha queste caratteristiche per stupire il mondo. Non, ecco, dobbiamo solo stupire l'Italia, dobbiamo stupire il mondo. Poco fa diceva abbattere per un attimo i personalismi, quindi abbattere anche le etichette, se vogliamo. Assolutamente, no? Sì. Degli enti di categoria, in fondo. Però come si può fare per fare un centro di coordinamento reale? Poi si rischia sempre di disperdere il buono che c'è. In fondo non siamo stati in grado, diceva Federico Zeri prima di morire, non siamo stati in grado di censire tutto il patrimonio culturale che c'è. Lo disse subito dopo il terremoto, non evidentemente quello del 97, okay? Disse proprio questo, che non eravamo stati in grado di censire tutti i beni culturali
che avevamo e che bisognava farlo. Questo è solo un buco, solo un bug. Come si fa a mettere le menti giuste nel momento opportuno, seduta attorno a un tavolo e cominciare a lavorare su un brand Umbria? Perché qui a questo punto, insomma, no? In fondo abbiamo tantissime eccellenze. Non abbiamo citato per esempio Brunello Cucinelli, ma ce ne sono. Brunello Cucinelli è una realtà che dovrebbe essere la guida di questa, esatto, di questo progetto, esatto, perché lui è riuscito a portare l'Umbria a livello mondiale con il suo brand. Ovviamente, ecco, quello che si può chiedere a Brunello Cucinelli è di dare un supporto al nostro territorio, cercando di creare, come lui ha fatto per la sua azienda, ma di creare uno stato maggiore che riesca a fare un lavoro che temo, riesca a temo moltissimo che uno stato maggiore, un headquarter del genere, possa poi essere preso d'assalto dalla politica. Questo lo temo. Guarda, io le posso dire una cosa, la politica deve non dovrebbe essere più così, ma la politica deve fare il suo lavoro, cioè deve assistere il territorio e deve assistere quelle che sono le imprese del territorio a poter crescere. E l'imprenditore, se noi abbiamo delle eccellenze di imprenditori che sono eccellenti, che sono riusciti a farsi valere a livello mondiale, dobbiamo approfittare. Noi dobbiamo legare il nome dell'Umbria alle eccellenze che vengono rappresentate dall'Umbria. Quindi Brunello Cucinelli, ovviamente, quando esce, cioè dovrebbe avere la sensibilità di dire: io sono in Umbria. Quindi far parte di quello che potrebbe essere un progetto che possiamo provare a chiamarlo Umbria Lifestyle. Umbria Lifestyle, sì. Il nome Umbria Lifestyle credo che si addica veramente a questo ipotetico progetto che si può mettere in campo in futuro. Grazie. E speriamo di poterci vedere a valle, ma senza rotolare. senza rotolare. Schiantarsi nuovamente. Senza schiantarsi nuovamente. Grazie ancora. Grazie a lei. Grazie a tutti gli spettatori. Grazie. Alla prossima intervista.